oggi dalla piazza di Monselice, dove oggi si è svolto un corteo aperto da uno striscione che diceva mai più schiave di un sistema di cooperative che porta unicamente allo sfruttamento. Siamo con Guardo, una lavoratrice della NEC, e con uno dei lavoratori che ieri a Gresignano sono stati caricati dalla polizia. Oggi c'è stato un momento ricompositivo bellissimo e importantissimo, perché questo grande corteo è stato caratterizzato dagli slogan che inneggiavano all'unità, all'unità di due momenti di lotta, distinti forse nello spazio e nel tempo, ma accomunati dall'opposizione al sistema delle cooperative. Allora, prima di tutto iniziamo da Monselice. Questa settimana c'è stato un tentativo di sgombero che però non è andato bene. La vostra lotta sta andando avanti oramai da più di un mese e chiaramente siete fortissimamente determinate ad andare avanti. Allora, siccome eravamo d'accordo per andare avanti, tutti i lavoratori e lavoratrici, 26 che sono state licenziate, e tutti hanno preso paura perché veramente con questa trattativa era inaccettabile dalla parte di tutti, 26 licenziate, perché confronti a certi anni che siamo lì, è una trattativa, tanto non va bene per tutti quanti. Dicono, perché io parlo per tutti i miei colleghi, quelli che hanno detto anche loro, è una trattativa veramente inaccettabile, non hanno più voglia ad andare avanti per fare il sciopero, sono veramente alla fine hanno deciso di accettare tutti tra tre persone che non hanno accettato questa cifra qua, tramite io e altre due persone, perché questa cifra che hanno dato non è sufficiente per andare avanti, per sostenere la famiglia di tre bambini e un marito a casa a lavorare. A me non mi bastano e non sono sufficienti. Scusa, e mi sono obbligata ad accettarla perché non ho altre scelte. E vediamo, domani abbiamo l'assemblea, dobbiamo essere tutti d'accordo. Sì, le accettano tutti quanti, va bene, se no alcuni accettano, alcuni no. E non dobbiamo sgomberare, non dobbiamo fare sgombero di sciopero. Mi ripeti il tuo nome, per piacere. Stiamo ancora ad andare avanti con questa lotta perché trovano soluzioni per tutti quanti. Imran ieri era a Gresignano, dove la lotta dei lavoratori del deposito Prix è arrivata a uno dei momenti più duri, caricata violentemente dalle forze dell'ordine. Quindi ci puoi riassumere la situazione e i passi che intendete fare anche dopo il corteo di oggi? Noi sempre andiamo avanti con questa lotta, perché se comincio a dire di porcheria di questi Prix, non ce la faccio dire tutto, perché è una porcheria grande. Loro vogliono assumere persone con Jobs Act che hanno lavorato con 15 anni, ma e la Prix sta facendo una violenza, sta facendo una porcheria, discriminazione. Noi non accettiamo mai questa roba. Andiamo sempre avanti a portare a casa un risultato. O prendono tutti dentro a lavorare, o noi stiamo tutti i giorni a fuori. Quindi la cooperativa e la Prix e le cooperative hanno messo d'accordo per fregare i lavoratori, perché tutti quanti sanno con Jobs Act alla fine hanno un grosso guadagno, già hanno 3.500 euro sconto con la Stato, più la con il lavoratore, e poi anche schiavitù. E questo non è un paese per fare questa roba. Questo paese è Italia, come è fondato per lavoro, non per fondato per schiavitù. Quindi lo dico io, noi siamo sempre pronti, andiamo sempre avanti. Rispetto ai sindacati, che cosa mi puoi dire? CGL. Ma CGL, CAF, VIL, tutti questi corrotti, tutti hanno parte del committente. E l'unica che è solo con parte del lavoratore è ADL Covas. Noi siamo, non possiamo dire, non ha di parole per dire grazie come a grazie con ADL Covas, perché altri tutti i sindacati, CGL, CAF, VIL, sono tutti corrotti, tutti con parte della cooperativa. Sempre mettono accordi per
la committente, non mai hanno, mai hanno fregato un, fatto un corto per parte del lavoratore. Quindi è l'unica per noi, non ha altra scelta. È l'unica scelta.